Ben ritrovati telespettatori di Telechiara, parliamo in apertura, parleremo tra pochi istanti nella prima edizione del TG Veneto News del bilancio, soprattutto sul fronte degli eccessi, dei feriti, dei botti, delle tante persone che sono finite in ospedale sotto l'effetto di alcol e droga, un capodanno con tanti eccessi come non si verificava da almeno una decina d'anni, i feriti più gravi nel Veronese e anche nel Vicentino. E poi gli incidenti nell'area del Bassanese, nella Pedemontana, le porte di Jesolo con il pullman finito fuori strada che si è riversato e piegato su un lato, 30 turisti feriti. Parleremo poi di quello che sta succedendo a Verona per quanto riguarda i monopattini, un boom di ragazzi giovanissimi sorpresi ubriachi o sotto l'effetto di droga alla guida di un monopattino, scatta adesso il giro di vite da parte del comune, controlli più sanzioni, ma ci sarà anche una campagna social per avvisare insomma, i ragazzi di quali sono i comportamenti corretti quando si usa il monopattino oppure la bicicletta. Ci vediamo tra pochi istanti con la prima edizione del TG Veneto News. Una notte di eccessi a Capodanno, il bilancio più pesante degli ultimi 10 anni in Veneto. Una quindicina i feriti per i botti, record di giovani in coma etilico finiti in pronto soccorso. Sfiorata la strage di Capodanno, a San Donà un bus con una 80ina di turisti stranieri finisce fuori strada, si capovolge. 30 i feriti, a salvare la comitiva alla bassa velocità del mezzo. Cresce la percentuale dei giovanissimi coinvolti in incidenti trovati alla guida di monopattini o di biciclette sotto l'effetto di alcol e droga e così il comune di Verona dà avvio a una campagna sui social. Pioggia in pianura, neve in montagna, calano i livelli di smog e polveri sottili nell'aria, attesa per le decisioni sulle limitazioni ai falò di Epifania. Durante le feste la banda del Tombino a fattorazia di Chiusini in Ghisa nel Basso Veronese, Cerea, il comune più colpito. Tasse le imprese venete pagano 36 volte in più dei giganti del web, lo studio della CGA di Mestre, alle aziende aliquota doppia di quella applicata alle multinazionali. 24 appartamenti da destinare a chi attende una casa popolare. Il comune vicentino di Poiana Maggiore mette a frutto i tanti beni che sono stati confiscati alla criminalità organizzata. La prima edizione del TG Veneto News. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Questi che avete sentito i titoli delle principali notizie. E oggi partiamo con un bilancio dei festeggiamenti in piazza per Capodanno. Un bilancio fatto di tanti feriti a causa dei botti, nonostante ci fossero anche parecchie ordinanze, ma non solo. Malori a seguito di sborni con tanti ragazzi che sono anche finiti in pronto soccorso. E poi c'è un caso anomalo nella veneziana all'interno dell'ULS 3600, gli accessi in poche ore a Capodanno con tantissimi codici bianchi e tanti che pretendevano una visita urgente entro mezzanotte per poter tornare a casa a festeggiare. Facciamo il punto di questo Capodanno, di questa notte con molti eccessi come non si vedevano da una decina d'anni. Da Padova in collegamento Gabriella Basso. Sì, mai un Capodanno così pesante, questo che si è chiuso il 2023, disattese le raccomandazioni da parte dei sanitari degli ospedali veneti che hanno raccomandato di non utilizzare appunto petarde o bombe carta e di festeggiare per festeggiare appunto il nuovo anno, un vero e proprio bollettino di guerra, infatti quello che si è venuto a creare la notte di San Silvestro, partendo da Verona fino a Treviso, passando per
Vicenza. Due i feriti gravi a San Giovanni Lupatoto, altri feriti tra Bardolino e Peschiera, un ferito a Farra di Soligo e a Vicenza. I vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte per domare incendi, sembra sempre causati da festeggiamenti, e poi non sono mancati ovviamente i feriti anche gravi, 7 in tutto, il più grave un 21enne che è ricoverato qui all'ospedale di Padova. Ma a complicare le cose all'USL 3 Serenissima anche proprio veramente un boom di accessi al pronto soccorso dovuti non solo al petardi ma anche a intossicazioni, all'abuso di alcol e addirittura ad aggressioni. Pensate, moltissimi accessi sia all'ospedale di Mestre, all'Angelo, ben 220, e anche al Santi Giovanni e Paolo, appunto in centro storico a Venezia. Moltissimi sono stati anche i codici bianchi, tanto che il direttore generale dell'USL 3 Serenissima è intervenuto dicendo che l'ospedale, appunto il pronto soccorso, è ovviamente sempre pronto ad accogliere qualsiasi persona, ma di ovviamente pensare e fare attenzione soprattutto all'uso, all'abuso di sostanze come l'alcol e soprattutto a non pretendere, come è successo, di essere immediatamente curati per poi uscire, per andare a festeggiare. Una mancanza di rispetto per tutti i lavoratori della sanità, ha detto il direttore dell'USL 3 Serenissima a Contado. E direi che è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Gabriella Basso, ed è stata una notte di Capodanno al lavoro per Vigili del Fuoco e SUEM per tanti incidenti, il più grave, fortunatamente il bilancio parla solamente di una trentina di feriti, ma tra poco vedrete anche le immagini, è stata evitata, sfiorata una strage, un bus carico di un'ottantina di turisti che stavano da Punta Sabbioni tornando dopo aver visto i fuochi a Trieste. Forse a causa della pioggia, insomma, è uscito di strada, si è riversato su un lato, naturalmente paura, e alla fine sono arrivate decine di ambulanze un po' da tutti gli ospedali vicini, in 30 sono dovuti ricorrere alle cure mediche, per una decina di loro esami anche, visto che le ferite erano maggiori rispetto agli altri, ma tutto sommato, insomma, se lo sono cavata con qualche botta, qualche escoriazione e naturalmente con tantissima paura. La pioggia in pianura a Capodanno, la neve, e questa insomma è una bella notizia in quota, visto che a Natale di fatto non aveva nevicato. Tutto questo ha reso l'aria più respirabile. Fino al primo dell'anno erano 6 le città, i comuni con un'allerta rossa per quanto riguarda l'inquinamento, i 10 giorni consecutivi di sforamento delle polveri sottili del PM10. Adesso invece tutto il Veneto è in zona verde, quindi non c'è un'allerta, anche se preoccupa quello che potrà accadere da qua ai prossimi giorni. E si parla già di limitare in qualche modo i panevin, le accensioni dei tradizionali falò dell'Epifania. Andiamo a Treviso da Johnny Lazzarotto. Sì, buongiorno da Treviso, una delle città della nostra regione che guarda con maggiore attenzione alle condizioni meteo e alla qualità dell'aria. Qualità dell'aria che per diversi giorni nelle settimane scorse ha accertato ARPAV era decisamente scadente su tutto il Veneto, 14 sforamenti consecutivi solo per la città di Treviso, ma anche nella prima giornata di questo nuovo anno, insomma, la qualità dell'aria a Treviso, ma anche in altre 5 zone della nostra regione, in particolare Vicenza, Padova e nelle centraline di Mirano, San Bonifacio e Castelfranco Veneto, si è registrata l'allerta di livello 2, allerta rossa. Le condizioni meteo però con l'arrivo della pioggia hanno ripulito l'aria, allora questo apre le porte alla possibilità di mettere in atto i panevin, i roghi dell'Epifania che a Treviso, in tutta la Marca Trevigiana,
sono davvero molto molto attesi, ma che fanno i conti, devono fare i conti però anche con il forte ruolo inquinante che hanno, e allora questi panevin potrebbero essere consentiti in questo 2024, condizioni meteo permettendo. Alle mie spalle il municipio di Treviso, ed è qui all'interno della casa comunale che si deciderà, anche dando un'occhiata alle condizioni meteo per i prossimi giorni, se questi panevin potranno essere messi in atto oppure se l'epifania per i comuni della Marca Trevigiana dovrà essere all'insegna di una rinuncia, insomma, che per quanto riguarda le tradizioni del territorio lascerebbe molti dispiaciuti, ma che inevitabilmente deve fare i conti appunto con le condizioni climatiche. L'aria oggi, le condizioni dell'aria in tutto il Veneto sono decisamente migliorate, merito anche e soprattutto della pioggia caduta nelle scorse ore. Bisognerà vedere da qui al giorno dell'Epifania se continuerà a piovere a momenti alterni oppure se la carenza di pioggia da qui alle prossime giornate imporrà a coloro che gestiscono, insomma, la situazione dal punto di vista meteo e organizzativo di bloccare i panevin nella provincia di Treviso. Per quanto riguarda le altre province, tutto il Veneto, insomma, chiaramente si attendono le notizie per quanto riguarda il meteo per capire se ci saranno limitazioni al traffico o situazioni simili. Bisognerà, insomma, vedere, gli occhi sono puntati ai bollettini dell'ARPAV e ovviamente a quello che accadrà da qui alle prossime giornate. Per il momento da Treviso è tutto, restituisco la linea allo studio. E staremo a vedere che cosa accadrà, grazie a Johnny Lazzarotto. E ora lo avete sentito dai titoli, le festività di Natale, di Capodanno non fermano la banda dei tombini, almeno così è stata soprannominata quella entrata in azione nella Veronese, soprattutto nell'area comunale di Cerea. Sono spariti 50 tombini in ghisa, sentiamo. Hanno approfittato delle feste di fine anno per fare razzia dei chiusini in ghisa nelle zone industriali di Legnago, Cerea e Concamarise. È stata con tutta probabilità la stessa banda che in serate diverse ha prelevato tra Natale e Capodanno una cinquantina di coperture in metallo, lasciando i tombini scoperti e pericolosi per i mezzi in transito. A Legnago sono state una decina le griglie prelevate, 8 a Concamarise nella zona industriale prossima alla Statale 10. Il comune più colpito è stato Cerea, con una trentina di pezzi sottratti. Noi abbiamo avuto un danno all'incirca di 10.000 euro e siamo prontamente intervenuti sia per la messa in sicurezza subito, appena avuta la segnalazione, e nei giorni prontamente successivi per la sistemazione e la riparazione di questi chiusini, di questi tombini. È un peccato perché mi sembra che questo fenomeno sia diffuso anche in altri comuni, è una spesa in più, vanno nei posti ovviamente più nascosti dove non sono sorvegliati da telecamere, nelle ZAI, nelle vie soprattutto delle zone industriali più nascoste, e stanno facendo un danno, insomma, che comunque costa alla comunità. Per gli ultimi furti scoperti, le festività hanno reso impossibile l'immediato ripristino. Per questo, in attesa che vengano affidati i lavori, i fori sono stati segnalati e messi in sicurezza. A Cerea, dove si è già provveduto alla sostituzione dei chiusini, è stata affrontata una consistente spesa, in quanto non si trovavano le griglie della stessa misura delle precedenti, risalenti a qualche decennio fa. Per questo, oltre all'acquisto della parte in ghisa, sono stati necessari anche lavori di muratura. Cresce in modo preoccupante la percentuale dei giovani, alcuni giovanissimi coinvolti in incidenti e trovati alla guida di monopattini o di biciclette sotto l'effetto di alcol, di droga o di entrambi. A dirlo è lo studio effettuato dall'Istituto di Medicina Legale di Verona dal 2019 ad oggi. Qualche giorno fa è stato fermato un giovane in via Colombo, una strada importante di Verona, aveva un tasso alcolico 2,75, di fatto 5 volte in più rispetto al massimo consentito. Il comune di Verona annuncia così un giro di vite, una stretta, e dà il via anche una campagna di comunicazione attraverso i social network. Sentiamo.
I giovani si raggiungono soprattutto sui social e così il Comune di Verona farà per cercare di inculcare loro le buone maniere in fatto di mobilità dolce, monopattino o bicicletta, ossia che, come per quando ci si mette al volante di una macchina o di un motorino, bisogna essere in perfette condizioni psicofisiche, liberi da alcol e droghe, anche sui monopattini, anche sulle biciclette. Purtroppo non è così, se è vero che è salito di 10 punti percentuale rispetto a luglio, dal 17 al 27%, il numero dei ragazzi coinvolti in incidenti alla guida di un monopattino o di una bici, ubriachi o sotto l'effetto di droghe o di entrambi. Incidenti sono anche le cadute autonome, ricorda il comandante Altamura. L'ultimo incidente qualche sera fa in via Colombo con un ragazzo trovato con un tasso alcolemico di 2,75, il massimo consentito è 0,50, il penultimo in viale del lavoro 1,90. Che parliamo di persona alla guida di monopattino, cioè di un veicolo che prima di mettersi alla guida ha assunto alcol, droga o entrambi, o alcol o droga, oppure in alcuni casi entrambi. Questa cosa qui ci preoccupa soprattutto perché significa un quarto degli incidenti che abbiamo rilevato e soprattutto le conseguenze, perché oltre a quelle fisiche, magari con delle fratture, con dei problemi fisici provocati dalla caduta, abbiamo poi dei problemi a livello penale, vengono segnalate alla Procura della Repubblica, così come viene segnalato l'automobilista o il conducente di un autocarro. Dobbiamo fare delle campagne che vogliamo lanciare e soprattutto vogliamo mensilmente aggiornare l'opinione pubblica di quelli che sono questi numeri preoccupanti, perché in quest'anno non c'è stato assolutamente un calo. Sono ragazzi per lo più giovanissimi. Parliamo da 14 a 25 anni, parliamo anche di minorenni, con le conseguenze legate all'utilizzo semplicemente di un veicolo che è equiparato alla bicicletta. Conseguenze molto pesanti, lo sanno alcuni genitori che sono stati anche convocati al comando e che vengono notiziati di questi fatti penalmente rilevanti. Non li si può approcciare con la disinvoltura di chi dice: beh, stasera esco, ho intenzione di bere, non prendo l'auto, prendo la bicicletta. No, questo è un atteggiamento che non deve essere tenuto, perché i numeri ce lo dimostrano, l'incidentalità su questi mezzi è più elevata rispetto all'uso di autoveicoli, il che dimostra una mancata consapevolezza dei rischi, e su questo vogliamo puntare perché, ripeto, noi come amministrazione intendiamo incentivare l'uso della mobilità dolce, però non possiamo prescindere da quelle che sono azioni di sensibilizzazione, di consapevolezza e di formazione dei fruitori. Il monopattino in sostanza è un veicolo a tutti gli effetti, e anche per il monopattino ci sono obblighi: l'uso del casco, la targa, l'assicurazione, il giubbotto rifrangente per la sera. Dunque sui social passeranno messaggi chiari, nelle scuole si farà prevenzione, anche perché con la primavera entrerà in vigore il nuovo codice della strada, con un notevole inasprimento delle pene se si viene trovati alla guida di qualsiasi mezzo ubriachi o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. E ora parliamo di tasse, perché le imprese venete pagano, pensate, 36 volte in più rispetto ai giganti del web, a queste multinazionali. Lo dice uno studio della CGA di Mestre. In aziende, alle aziende c'è un'aliquota doppia rispetto a quella che viene applicata alle grandi multinazionali. Sentiamo. Sono linfa vitale per il tessuto economico dell'intero paese ed elemento fondamentale per la crescita del Veneto. Ma le piccole e medie imprese della nostra regione sono anche quelle che più subiscono il costante tartassamento da parte dello Stato. A dirlo è la CGA di Mestre, che nella sua periodica analisi punta il dito in questo caso soprattutto contro la diversità di trattamento riservata nei confronti, ad esempio, delle grandi multinazionali. Le nostre piccole e medie imprese subiscono un prelievo fiscale doppio rispetto a quello in capo alle multinazionali del web. E sebbene negli ultimi anni ci sia stato un leggero calo della pressione fiscale, la stessa rimane tra le più elevate d'Europa. Secondo gli ultimi dati a disposizione risalenti al 2020, le imprese venete hanno versato all'erario un qualcosa come 5,9 miliardi di imposte sul reddito, mentre le 25 principali multinazionali del web presenti in Italia, benché abbiano realizzato oltre 9 miliardi di fatturato, nel 2022 hanno versato al fisco appena 162 milioni di euro. Per farla breve, le nostre imprese pagano 37 volte di più rispetto ai big del web. Un Veneto che a livello di imposte versate è al terzo posto nella classifica regionale, con la Lombardia in testa con quasi 20 miliardi di euro, seguita dai 9 miliardi versati dalle imprese della regione Lazio. Il problema, insomma, è nazionale e penalizza pesantemente il tessuto di piccole e medie imprese, che sono spesso salvifiche per territori e famiglie. E anche guardando al futuro, la situazione, per quanto in movimento, non migliorerà.
In Italia dal 2024 alle multinazionali con più di 750 milioni di fatturato verrà applicata sugli utili un'aliquota del 15%. Qualcuno potrebbe sorridere, ma chi quotidianamente tiene conti e bilanci capisce che si tratta solo di briciole. L'aliquota al 15% è superiore rispetto al passato, ma proporzionalmente resta il fatto che il prelievo fiscale medio sulle nostre imprese è di almeno il 30%, praticamente il doppio. La tassazione sulle nostre realtà imprenditoriali, insomma, numeri alla mano, rimane ancora eccessiva. Bellini, Michelangelo, Tiziano. Fino al 7 aprile in mostra a Vicenza alle Gallerie d'Italia. Le trecce di Faustina, acconciature, donne e potere del Rinascimento. E parliamo adesso di infrastrutture, di viabilità. Ve l'abbiamo raccontato, il 2023 si è chiuso con un taglio del nastro importante, l'ultimo taglio del nastro in pedemontana tra Montecchio e Malo con le gallerie, il tratto con la galleria più lunga di tutta la rete autostradale della nostra regione. Sono 94 i chilometri da Montecchio nel Vicentino fino a Spresiano, l'intersezione con la A27 in provincia di Treviso, l'abbiamo percorsa interamente. Allora vediamo com'è andata. Arrivederci. Ecco il nostro biglietto per la pedemontana Montecchio, sono le 11:14, si parte. Stiamo dunque percorrendo la tratta Montecchio Maggiore-Malo, la settima tratta che è stata aperta, molto attesa. 45 minuti a 110 all'ora si passa dal Vicentino alla Marca Trevigiana, 15 minuti da Montecchio a Malo. Stiamo attraversando la Valle Agno e a Malo mancano ancora 9 chilometri. Montecchio Sud Malo, 22 chilometri, due gallerie, la Sant'Urbano fino a Trissino e la Maladense. Resta da ultimare il collegamento con la A4. Questo è il ventre della galleria più lunga del Veneto, la galleria Maladense, 6,5 chilometri. Traffico praticamente inesistente in questi ultimi giorni del 2023. Tra poco usciti da questo tunnel ci sarà l'interconnessione con la A31 Valdastico. Tempi di percorrenza ridotti, 50 minuti per arrivare a Bassano, con la maxi arteria scendono a mezz'ora. Ci avviciniamo all'uscita col Cerese a Pianezze Marostica, dunque siamo già in territorio bassanese. Ed eccoci a Bassano del Grappa Ovest, il casello è qui, l'uscita per raggiungere la città del Grappa. Uscita a Montebelluna, siamo nel cuore della Marca. 45.000 veicoli al giorno, ma si punta a triplicarli, assicura Zaia, anche per ammorbidire i costi dei pedaggi che andranno nelle casse della regione. Siamo arrivati al casello Spresiano Villorba. Introdurre il biglietto e attendere. Siamo usciti a Spresiano, 15,70 euro l'intero tragitto da Montecchio Maggiore appunto a Spresiano, 94 chilometri. Il viaggio finisce qua. Adesso invece andiamo a Poiana Maggiore, siamo nel Vicentino, perché al posto delle case confiscate alla mafia adesso ci saranno 24 alloggi popolari per 24 famiglie. Sentiamo. Sono stati confiscati in questo procedimento 77 immobili, l'Agenzia dei Beni Confiscati ne ha destinati 76 nel territorio sempre della provincia di Vicenza, nel comune di Poiana Maggiore ne sono stati destinati 24. Poiana Maggiore, poco più di 4.000 abitanti, è uno dei comuni vicentini che mette a disposizione delle associazioni, della collettività, i beni sequestrati alle mafie. Sappiamo benissimo che la normativa ci consente di utilizzarli per finalità sociali oppure istituzionali oppure economiche con vincoli di destinazione delle risorse alle attività sociali, per cui è fondamentale essere vicini ai nostri amministratori locali per gestire al meglio questi beni. Secondo i dati dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, al 25 febbraio 2023 in Italia erano 19.790 i beni immobili confiscati e destinati, mentre erano 24.529 quelli ancora in gestione da parte dell'Agenzia.
A Poiana Maggiore l'immobile confiscato, che si trova in pieno centro, due passi dal comune, sarà destinato anche all'ATER. E un paio di questi appartamenti li abbiamo già destinati a un progetto di autonomia di vita sociale proposto dall'ANFAS di Lonigo, quindi per i ragazzi con disabilità. E un paio di appartamenti li abbiamo invece destinati a un centro diurno per minori. Un paio abbiamo proprio recentemente stipulato una convenzione con l'ATER di Vicenza e saranno poi destinati ad alloggio per persone con fragilità. E adesso una bella notizia per chi purtroppo ha una disabilità, perché il primo piano di Casa Tiziano, siamo a Pieve di Cadore, sarà accessibile a tutti. È questa una delle novità che è stata annunciata dalla magnifica comunità di Cadore. Sentiamo. Tempo di bilanci e di proiezioni future per la magnifica comunità di Cadore, che chiude un 2023 caratterizzato da attività in ambiti diversi. Le iniziative sono state tante, naturalmente la gran parte in ambito culturale, con le nostre mostre estive che cercano di valorizzare il patrimonio artistico e storico del Cadore. Se posso ricordare, non solo in ambito artistico, l'avvio del funzionamento dell'IPA, cioè dell'intesa programmatica d'area, che è uno dei risultati del nostro progetto Cadore Green Deal 20 e 30, una visione del futuro per Cadore, dove in qualche modo, accogliendo le richieste che sono uscite dai tavoli di lavoro, abbiamo creato una sorta di piccola governance del territorio, mettendo insieme le amministrazioni pubbliche, i comuni in primis, ma anche i rappresentanti del terzo settore e del mondo imprenditoriale. Guardando i prossimi mesi, si prospetta una novità importante per la Casa di Tiziano. Abbiamo presentato una richiesta sul primo bando Interreg Italia-Austria 2021-2027 in accordo con il Museo Castello di Einsfeld in Austria. Il nostro impegno è piuttosto importante, perché il progetto, per quanto concerne la magnifica comunità e la Casa del Tiziano, è di 405.000 euro e prevede degli interventi di restauro, di potenziamento del controllo con telecamere e di allarmi, oltre che all'accessibilità disabile al primo piano. L'intervento è strategico, perché ci permetterà in futuro di fare delle azioni espositive più mirate, con accordi anche più importanti con musei nazionali, e diciamo continuare la nostra volontà di trasformare questa casa museo in una sede espositiva di eccellenza per il territorio cadorino. Stiamo lavorando su un altro progetto, sempre con un partner austriaco, che riguarda invece i tesori d'arte del territorio, e quindi un progetto che sta prendendo forma in queste settimane e che andremo a presentare per il finanziamento a febbraio. Ecco, questo per dire che non ci chiudiamo qui all'interno del nostro Cadore, ma abbiamo lo sguardo rivolto anche fuori. Alle Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni a Vicenza, fino ad aprile, una mostra dove si parla di donne, del loro rapporto tra la moda e il potere. E allora vediamo questi capolavori. Una grande mostra dedicata al rapporto tra le donne e il potere dall'arte antica al Rinascimento. Le trecce di Faustina, conciature, donne e potere nel Rinascimento. La mostra alle Gallerie d'Italia, Palazzo Leoni Montanari. Tra gli artisti presenta Bellini, Tiziano, Michelangelo, Palma il Giovane, Bronzino. 70 opere provenienti da musei nazionali e internazionali, oltre che dalla collezione Intesa San Paolo. Di grande impatto i busti, da quelli imperiali a quelli rinascimentali, poi dipinti, sculture, monete, medaglie. L'esposizione ricostruisce il mondo affascinante delle capigliature del 400-500, la loro importanza nella società dell'epoca. Il titolo richiama una delle acconciature più famose, quella dell'imperatrice Faustina, moglie di Antonino Pio. Lucrezia Borgia, Isabella d'Este, Vittoria Colonna sono altre protagoniste di questa sfilata di capigliature eccellenti. La mostra Palazzo Leoni Montanari è in contemporanea con l'allestimento in Basilica Caravaggio Van Dyck Sassolino, arricchendo così la proposta artistica della città in queste feste di fine d'anno. Credo che la sinergia, l'amicizia, la storia che lega le Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari e Vicenza e le iniziative culturali sia sotto gli occhi di tutti ed è un segno importante intorno al quale continuare a lavorare. A cura di Howard Burns, Vincenzo Farinella e Mauro Mussolin, la mostra è visitabile fino al 7 aprile.
Lasciamo anche queste belle immagini, torniamo a parlare del nuovo anno, il 2024, che è stato accolto con i festeggiamenti nelle piazze, sicuramente anche con tanti video finiti poi nei telefonini, nella rete. Allora, vediamo quello del tutto particolare dei giovani, terzo anno consecutivo di Coldiretti Verona. Sono arrivati con una cinquantina di trattori. La location è collaudata, un piazzale nella zona industriale di Albaredo d'Adige. Loro sono l'ottantina di iscritti alla sezione giovani della Coldiretti di Verona, che già da qualche anno, a ridosso delle festività, si ritrova per lanciare con i propri mezzi agricoli gli auguri per il nuovo anno. Sono la nuova generazione dei contadini, quelli che per l'aratura e la semina si fanno guidare dal GPS, che controllano i raccolti con i droni, che presto si affideranno all'intelligenza artificiale. E con questo risultato ad effetto guardano al 2024. Ormai da 3 anni abbiamo consolidato questa tradizione che nasce col Covid, quando abbiamo sentito un bisogno di ritrovarci insieme per dare anche un segnale per quelli che sono i nostri coetanei, i giovani in agricoltura, che ci siamo ancora, siamo numerosi, abbiamo voglia di fare. E anche per augurare un buon anno a tutti quanti quelli che ci guardano. Già dalla prima edizione i nostri video sono diventati virali sui social e quindi sono diventati una tradizione anche per chi ci segue e tenteremo di non deluderli. Infatti quest'anno abbiamo deciso di aggiungere anche qualche particolare in più, ovvero la stella, per dare anche un segnale importante per quello che può essere un futuro più luminoso. Visto il successo del video augurale realizzato, i giovani di Coldiretti stanno già preparando quello per il prossimo anno e la location sarà in Valpolicella. E queste belle immagini sono le ultime che vi facciamo vedere in questa edizione. Grazie a tutti per l'attenzione, l'appuntamento naturalmente è alle prossime edizioni. Continuate a seguirci anche nei social, Instagram piuttosto che Facebook, e a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.